pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi la nostra hit appartiene ad un genere decisamente pop. Il nome degli artisti protagonisti di oggi infatti è The Blow Monkeys, che nello slang americano significano le scimmie orribili che fanno un po' schifo, ma poi vedremo il perché di questa scelta. Un gruppo inglese comunque molto attivo e popolare negli anni 80 che proprio negli anni 80 si impose all'attenzione del grande pubblico con It Doesn't Have to Be This Way. Era esattamente il 1987 quando la band si inserì in quel filone pop e new wave con venature anche funky che andava molto di moda. Avevano esordito con il primo album 3 anni prima, nel 1984, ma nell'87 si presentarono con questo che diventò un tormentone, nonché il più grande successo del gruppo in formato 45 giri. Il brano era inserito in un concept album intitolato She Was Only a Grocer's Daughter, letteralmente lei era soltanto la figlia del droghiere, con un riferimento politico e di forte critica all'allora premier britannica Margaret Thatcher. Il disco ebbe molto successo, si piazzò al 22esimo posto nella classifica degli album in Gran Bretagna e 4 dei singoli entrarono anche nella classifica relativa. Con It Doesn't Have to Be This Way arrivarono alla posizione numero 5 della classifica britannica. A caratterizzare il brano, rispetto ad altre e più di altre del gruppo, era la vena funky in questa canzone insieme a tracce dance. Tra l'altro, se la canzone non entrò nella parte alta della chart americana, fermandosi al 134esimo posto, ebbe però più successo come colonna sonora del film Scuola di Polizia 4, oltre che in Italia nel corrispondente comico Scuola di Ladri. Tra l'altro una curiosità è il fatto che sempre dello stesso album anche un altro brano diventò parte di un soundtrack cinematografico, ovvero You Don't Own Me per Dirty Dancing, brano che tra l'altro è anche forse il più conosciuto dei Blow Monkeys e che ha permesso loro di ottenere un disco di platino. La band comunque poi virò sul genere dance e man mano scomparve dalle scene. Il frontman, Dr. Robert, continuò da solista senza però sfondare del tutto. Nel 2007 è stata tentata una riunificazione della band con tanto di intenzione di pubblicare un nuovo album e poi è seguita una tournée che si è svolta nell'arco del 2008, alla quale però è seguita una compilation con le hit del gruppo senza inediti. Un'ultima curiosità, accennata a inizio puntata, riguarda invece l'origine del nome del gruppo. Lo si deve proprio a Dr. Robert, che pur essendo scozzese aveva vissuto in Australia e al suo ritorno nel Regno Unito aveva formato la band per la quale aveva scelto un nome irriverente, anche offensivo. È infatti il modo in cui vengono chiamati in modo spregiativo in Australia gli aborigeni che suonano lo strumento tipico del didgeridoo.